adesso sul podio c'è Jessica Morlacchi con il proprio maestro Red Canzian. Eccoli. E io dovrei comprendere. Sempre il solito tombeur de femme. Come avete organizzato questa cosa tutta sexy, eh? Non avrei mai capito te. È tuttora un bell'uomo. Pensa quanto rimorchiava da giovane. Te la sei abbracciata tutta. C'era passione, c'era interpretazione, c'era un minimo di teatralità che l'ha resa più efficace, no? Gli ho dato 10! 10! Che ha una voce molto bella, molto interessante, e io le ho dato 9. 9! 9! E io quando sento queste cose divento matta. La verità. È partita che era un riccio chiuso, piena di paure, e in 3 puntate la sto vedendo rifiorire, sta sbocciando. È stato bravissimo, ha cambiato probabilmente il look, bellissima. Ma di il voto. 7. Totale. Bravo. Quel 7 non mi è andato giù. Ma non l'ho capito neanch'io. E devo dire che l'abbiamo fatto proprio bene quel pezzo. Spero solo di riuscire a mantenere questo posto in classifica. Questa settimana sono sicuro che ci daranno di più perché abbiamo un pezzo... forte? Sì. Mi fa un po' tremare le gambe, ma la cosa più importante per me è rendere felice Red. Deve smettere di aver paura. Il più grande problema di Jessica è Jessica. Comincia così. Con un La minore. Comincia con un La minore, questa canzone scritta da Valerio Negrini e Roby Facchinetti. Sì, Valerio Negrini è stato un grandissimo poeta che purtroppo se n'è andato troppo presto, ma ha lasciato delle pagine straordinarie, e la musica del mio fratellino Roby Facchinetti. 1990, vince il Festival di Sanremo, 4 mesi nella top 10 come singolo e l'album resta 10 mesi in classifica. Parliamo di Uomini Soli. Codice 02 per Jessica Morlacchi in gara con Red Canzian. Questa vita stende e chi è steso d'oro non muore oppure fa l'amore.
Dio delle città e dell'immensità. Magari tu ci sei e problemi non ne hai, perché giù non siamo in cielo. E se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. Oh, 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 oh. Altra standing ovation con Toto Cutugno in piedi. Vedo un Red Canzian estremamente soddisfatto. Ricordo codice 02 in gara, Jessica Morlacchi. Così ho paura così però. Votate maestri, votate, prego, prego, votate. Io vi ricordo ancora i numeri di telefono, stanno arrivando tantissime, migliaia di telefonate. È tutto merito suo ragazzi, grazie. Ma è merito suo e io non posso fare a meno che ringraziare i miei amori, l'orchestra, grazie maestro. Votate, votate, manca rettore. Ho visto ovviamente Toto in piedi, quindi il tuo voto, Toto. No, perché indovina? Allora lo indovinerà il pubblico. Avete sentito questa ragazza? Che voto gli dareste voi? 10? Certo. 10, Toto 10. Però volevo dire una cosa. Sì. Che i Pooh hanno vinto meritatamente, io sono arrivato secondo. No, nel senso, sai cosa mi hanno regalato? Mi hanno regalato che non sono andati all'Eurofestival, è andato il secondo e io sono l'unico uomo italiano che ha vinto l'Eurofestival. È vero. Grazie. Grande, grazie, Toto, grande, grazie. Toto, grande, è vero, è vero. Marcella, perché non siete andati, chiede Marcella? Non siamo andati perché avevamo una tournée già pronta, per fortuna per e Toto. Noi abbiamo fatto questo errore anche con l'estero, perché abbiamo sempre pensato all'Italia, al nostro pubblico, alle tournée, ai concerti, per cui abbiamo regalato a Toto, che voglio dire ci ha fatto fare una figura della Madonna, abbiamo dato a lui questo posto all'Eurofest. Bravo. Marcella, il voto a Jessica Morlacchi. Beh, è stata bravissima, ha cantato bene, con l'aiuto sempre della vecchia volpe. Che è sempre Red, ho dato 9 Angelo, Angelo, ricchi e poveri. Peccato che non c'è 11, gli avremmo dato 11. No, ci accontentiamo di un 10 ricchi e poveri, 10 Ornella, 10 Ornella. Ma a parte lei che è fantastica, veramente brava, Red sei diventato un solista incredibile, eh? La vita forse lo sono sempre stato, ma probabilmente in un gruppo è giusto invece condividere e dividere, è giusto adesso si spazi. Orietta, ho dato 9 perché Red gli ha lasciato spazio alla sua meravigliosa voce. Vedi Marcella, devi lasciare cantare la Salemi, biscotti avvelenati, devi cantare sempre anche Red, perché biscottini avvelenati anche Red. Comunque, se tu la fai cantare, ti do 10 anche a te. Sì, tesoro, no. Però anche tu devi cantare meno, però, la prossima volta. È bello perché, scusate, vicario, ci sono due persone che mi chiamano Amedeo. Una è mia madre, l'altra è Orietta Berti, grazie. Sì, perché Amedeo è un nome bellissimo. Grazie. Allora, e naturalmente è Fausto. Sì, ma è colpa dei biscotti, perché mi hai regalato i biscotti. Allora, devo voto dire, a Jessica. Faccio presto. La prima volta che ero a casa a godermi un Sanremo ogni tanto in casa e ho sentito per la prima volta Uomini Soli, mi è venuta una pelle d'oca pazzesca. Quindi lei, Red, tu non conti perché sei il maestro, hai fatto tutto tu, però chiaramente lei ha fatto un'esibizione da 10. 10! E chiudiamo con Rettore. È chiaro che io non voto il pezzo, ma voto l'esecuzione di Jessica. Non mi è piaciuto il finale, per cui invece di darti di 10 ti ho dato 7. 7 rettore. Grazie. Totale per i maestri a Jessica Morlacchi, 65. Sono secondi, momentaneamente secondi per
per il 7 forse che... Va bene, grazie. Ciao, ciao. Grazie Jessica.